Un gruppo di ragazzi del liceo musicale Camillo Golgi di Brenno ha dato vita al primo nucleo di quella che potrebbe diventare l'orchestra jazz del liceo. Infatti, il maestro Giuseppe Gelmini, che dirige l'orchestra OMAV, nota anche per il suo repertorio jazz basato sui principi storici della libertà di espressione, dell'improvvisazione metrico-stilistica e musicale, ha ottenuto che un gruppo di ragazzi, durante il periodo forzato di didattica a distanza, da casa potessero seguire online le lezioni di musica jazz applicando ai loro strumenti, realizzando quindi a distanza ognuno una propria registrazione e fondendo quindi il tutto in un clip sonoro. Per montare le immagini, i ragazzi si sono avvalsi della disponibilità di Ferrovia Nord, che ha messo loro a disposizione un treno speciale da Pisogne a Iseo, a bordo del quale hanno realizzato le immagini in viaggio, ispirandosi ai paesaggi duttili del tracciato ferroviario e dalle onde del Sebino. La musica jazz non è conosciuta dai ragazzi. Parlare a loro e chiedere cos'è una jazz band o una big band, rimangono così e senza parole, proprio perché nel nostro territorio soprattutto non è conosciuto. Ecco l'idea di insegnare a loro ad apprezzare, ad amare e soprattutto anche a fare questo genere musicale. La preparazione del brano ha richiesto molto lavoro da parte del maestro Gelmini e dei ragazzi che hanno risposto con impegno, attenzione ed entusiasmo crescente fino alla concretizzazione del viaggio musicale. La preparazione è avvenuta quasi sempre, purtroppo in DAD. Le lezioni in presenza sono state davvero poche. Purtroppo quest'anno è andata così, però i ragazzi, ecco, che hanno seguito con attenzione, con impegno, con volontà e sono riusciti ad imparare le cose basilari per quanto riguarda la musica jazz. La cosa bella è farli suonare assieme, divertirsi assieme facendo questo genere musicale. Ora il videoclip sarà montato e presto sarà patrimonio di tutta la scuola come esempio di buona pratica e intelligente applicazione di risorse, quali la didattica a distanza, la conoscenza del territorio, la libertà espressiva e la voglia di far musica anche fuori dagli schemi classici. Il risultato è stato importante per tutti e addirittura eccellente per i ragazzi della neonata orchestra jazz.